Seguitemi i tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti appassionati di biliardo, oggi siamo al primo tutorial di questo inizio di questa playlist e vi parlo del materiale. Materiale, ce n'è tanto da dire, diciamo che io ho sintetizzato l'argomento nelle cose essenziali che un ragazzo, un principiante vuole iniziare a giocare e vuole capire un attimino com'è la situazione. Allora, iniziamo dalla stecca da biliardo. Ci sono le stecche, queste qui, questa è un'ottima stecca, non vi faccio ovviamente le marche per non fare pubblicità, è quello, è un'ottima stecca industriale di una nota marca, in legno, ovviamente, in legno di rosa, col suo puntale in legno, cioè il puntale sia in legno, sia in carbonio e sia in carbolegno. Cosa vuol dire? Puntale in legno è legno, puntale in carbonio e carbonio, carbolegno è carbonio e legno, cioè hanno l'anima in carbonio. Ok? Io ho tutti e tre i puntali. È una stecca che va bene, i suoi pregi è che ha un'ottima rifinita benissimo, però hanno anche dei difetti le stecche industriali. Sarebbe quale? Che non sono fatte su misura, cioè queste hanno una misura standard, un peso standard. Dunque non sono personalizzabili. Hanno delle ottime rifiniture e degli ottimi materiali, ok? Questa qua è la mia prima stecca di quando ho iniziato a giocare, praticamente. L'ho tenuta bene, però ho deciso di cambiarla. Adesso vi faccio vedere cosa ho deciso di prendere. Ho preso una stecca artigianale. Cosa vuol dire artigianale? Che sono andato da un artigiano del biliardo, che sono quelli che fanno praticamente le stecche per l'italiana, per la goriziana, e gli ho detto: caro Beppe, mi fai una stecca come voglio io, sulle misure che voglio io, ok? Io sono alto 1,90, avevo bisogno di una stecca più lunga. Perché? Ve lo spiegherò poi più avanti nei video per la posizione e tutto. Avevo bisogno di questa esigenza della stecca più lunga. Essendo più alto, ho anche la mano più grossa. Allora, l'impugnatura l'ho voluta a quei 2 mm in più, quel millimetro e mezzo, quel millimetro due in più, e cambia perché ho un'altra presa. Poi avevo un'altra esigenza, ovviamente volevo il puntale. Avendo questa mano più grossa, questo puntale qua è conico. Essendo conico, riesco a chiudere meglio quando faccio l'anello, che poi vi spiegherò che cos'è l'anello nella mano sul tiro. Come dico, questo video è per i ragazzi, le persone che vogliono iniziare, che sono all'inizio e vogliono capire dove orientarsi. Ok? Questa stecca qua, oltretutto, gli ho fatto fare la modifica, vi faccio vedere il sistema di pesi. Ok? Gli ho aggiunto due pesetti a questa. E sono regolabili questi pesi, più avanti ovviamente più indietro, e cambia il sistema di gioco, cambia il tipo di tir che puoi effettuare. Questo lo andremo poi a vedere in un secondo momento. Adesso vi faccio vedere le cose principali proprio. Io ho optato subito per una stecca artigianale, oltre ad aver speso comunque anche molto meno. Una stecca come questa si spende dai 450 euro ai 600 euro, ok? Niente, sono contentissimo e basta. La differenza è tra questa e quella industriale. La prima stecca, questa è la stecca da gioco, da giocare a biliardo. Ok? Ovviamente, dimenticavo, con una prolunga. La prolunga è molto utile, indispensabile se si gioca, perché su certi tiri, quando si arriva, si ha bisogno di aggiungere questa prolunga. Così viene praticamente, diciamo, uno steccone, via. Su certi tiri serve avere più braccio quando sei dall'altra parte del biliardo, ok? Vi spiegherò poi anche più avanti questo, la useremo poi anche nei nostri allenamenti, nei nostri tutorial che faremo. Allora, abbiamo detto la prolunga. Prolunga ci sono sia in legno che anche in carbonio, ok? Sinceramente è più bella in carbonio, è più bella da vedere, però questa qua ha un prezzo, quella in legno è totalmente un altro. Efficacia è uguale, non cambia assolutamente niente. È esteticamente molto più bella e fa piacere averla, ci mancherebbe. Poi, dopo che abbiamo parlato della prolunga, parliamo anche del per il
puntata per il cuoietto. Il cuoietto ovviamente va arrotondato. Io uso questo per arrotondare il cuoietto. Ce n'è di diversi tipi. Io mi sono trovato bene con questo qua. Ovviamente non vi faccio marche e tutto. Con questo qua puoi arrotondare e bucare il cuoietto per poi poterlo ingessare. Dunque una cosa utilissima, indispensabile per chi inizia a giocare. Ok? E valutare sempre bene che tipi comprare. Poi ovviamente vabbè, c'è un posizionabiglia, che se ho la biglia in mano devo prendere la mia biglia, posizionarla, alzarla, piazzi questo, la alzi e poi la rimetti. Poi cosa c'è? C'è questo che adesso non mi ricordo neanche il nome, come si chiama, si mette in punta quando hai bisogno di fare un tiro con il rastrello, diventa un rastrello questa stecca che poi fai il tiro, se sei da questa parte del tavolo vedi, ti puoi posizionare in questa maniera. Questo è di nuovo un attrezzo indispensabile per iniziare. Adesso non so come si chiama, comunque per fare un rastrello, ok? Quindi no. Poi ci sono i gessetti, un altro indispensabile. Io gessetti uso gessetti da 1,50 euro, 2 euro, non so, l'uno, ovviamente. Ci sono gessetti da 10 euro, 20 euro, 30 euro. Sinceramente la differenza tra un gessetto e l'altro è pochissima, il prezzo non ne vale di sicuro la candela. La differenza principale è che questo ogni tiro devi dare il gesso, mentre l'altro lo dai magari ogni 3-4 tiri, però a livello di qualità la trovo abbastanza molto simile, cioè la spesa non giustifica la miglioria, quello che ti dà. Io con dei gessetti da 1,50 euro faccio tutti i tiri che voglio, sinceramente. Dunque, guardate voi come volete. Poi c'è il guantino, ovviamente il guantino io lo uso poco, lo uso solo quando uso il puntale in carbonio perché magari, non so, mi dà un po' fastidio, che magari mi macchia un po' la mano, più che tutto quello. Questi sono gli oggetti indispensabili per giocare. Dicevo, il sistema dei pesi della stecca artigianale è questo, vedete? Questo qua è il peso. Per la stecca industriale invece è semplicemente una vite che si mette nel calcio della stecca. Ovviamente cosa cambia? Se metti una vite aggiungi peso e la stecca, ovviamente aggiungendo peso, fa questo. Se io invece metto delle vite all'interno, cioè metto queste ferrule qua all'interno, le regolo dove voglio, do il peso che voglio alla stecca, ma poi do anche l'inclinazione che voglio. Dunque è un'altra miglioria, sicuramente un punto a favore della stecca artigianale, ok? Poi, passando alle altre stecche che è necessario avere, perlomeno, quella da gioco, ok? C'è poi il break jump, sarebbe la stecca per la spaccata iniziale. Quando si spacca biliardo si usa il break, ok? Che usare l'altra la rovini. Questo è un break jump di una marca sempre famosa che poi io me lo sono fatto verniciare come mi piaceva, ok? Vediamo se riesco a aprirlo. Sì. Allora, questo break jump diventa un jump. Questo serve quando si deve far saltare le biglie, ok? Sinceramente ho provato il break, questi sono break che costano dei soldi, dai break più economici, di nuovo la differenza non ne vale assolutamente il gioco, però uno gli piace e si compra la stecchina bella, normale. Allora, abbiamo detto, le due stecche principali sono queste, che chiunque deve avere. La stecca da gioco e il break jump, ok? Per fare sia saltare la biglia che spaccare. Più la prolunga e i vari attrezzini per fare il cuoietto. Queste sono le due stecche principali. E scegliere se artigianale o industriale, va bene? Non spendete tanto sulle stecche, specie chi inizia, che tanto non c'è differenza. Io sinceramente una stecca che ho giocato benissimo e che ci gioco ancora è quella che vende quel supermercato lì francese, che ho speso 40 euro con quella stecca. E sinceramente va benissimo, non c'è la differenza che ne vale. C'è nei decori, la stecca, tanto i decori, se ti piace avere tutti i tuoi decori e tutto, allora quello è un altro discorso. Logico che gli intarsi, tutta quella lavorazione lì costa di più.
Ok? Mi sembra di essere stato chiaro su questo e poi passerò al resto. Questa qua è un'altra stecca artigianale che mi sono fatto fare, più corta della stecca da gioco, perché questa è una stecca, vedete, con un puntalino corto. Un puntalino corto, se sono visto dire la misura, è un 42 cm di misura e un 14 il diametro della punta, per fare i massè. Quei colpi che potete andare a vedere negli altri video quando faccio, diciamo, fare si dà l'effetto alla biglia, via, quei colpi in questa maniera qua, ok? Io vi spiego tutto in maniera proprio semplice, senza usare dei termini, magari non sono neanche tutti i termini giusti, che c'è sicuramente gente che ne sa più di me, sicuro, non è che... Però vi do un po' di consigli. Questo qua è un jump, che me lo sono sempre fatto fare con il sistema dei pesi. Ok? Sempre con il sistema dei pesi. Diciamo che questi jump qua vanno bene, però gli sviti dentro ai suoi pesini io li ho regolati, adesso li avrò anche tolti, forse adesso che lo volevo pure più leggero. Ah no, no, ci sono ancora. Ecco, questo qua è il mio jump, io lo uso con questo sistema di pesi qua. Non bisogna farlo troppo pesante, perché sennò il braccio non è più reattivo. Con una stecca troppo pesante non credete di colpire più forte la biglia se avete bisogno di forza, perché parte più lenta la stecca. Partendo più lenta non date tutta quella potenza. La stecca deve essere del giusto peso, proporzionata al vostro braccio, alla vostra struttura, al vostro tipo di gioco anche, perché una stecca troppo pesante e poco reattiva e troppo leggera non funziona bene sui tiri lunghi. Se c'è il tiro lungo, la stecca leggera sbacchetta, non ha più quella precisione. Poi questi argomenti li vedremo quando parleremo più di altri argomenti sul tiro lungo, cosa capita, ok. Poi l'ultimo, questo qua è una mia chicca, questo è un giampino per fare il jump breve, cioè il salto della biglia breve. Questo qua non vi dico chi me l'ha fatto, anzi ve lo dico, questo qua l'ho fatto io, sapete come? Ho preso una mazza da golf, gli ho tagliato la punta, ok, il pezzettino lì non so come si chiama del golf, gli ho ficcato un guaietto e ho fatto questo qua. Questo per me è un capolavoro, perché mi funziona benissimo. Andate a vedere negli altri video che lo uso e dite, cacchia, questo funziona veramente bene. Allora, vi ho spiegato più o meno tutto, un'inquadrata così generale. Ancora questo, i vari puntali. Il puntale, questo qua è un legno conico che l'ho fatto fare, ma non lo uso questo, sinceramente. Ce l'ho perché è una chicca, è bello, sono quelle cose simpatiche, cioè il legno, la stecca di legno ha... al suo perché. Ovviamente cambia con l'umidità la stecca di legno, se c'è più umidità si torce, se è più secca è un po' più leggera, però la stecca di legno è la stecca di legno, va meglio il carbone, però il legno ha suo fascino. Questo è un Fiber Comp, sarebbe in fibra di ceramica. Cosa cambia da questo al carbonio? Che questo qua è un po' meno rigido del carbonio. Quando si tira con questo, la biglia chiude meno, chiude un po' meno, dunque voi dovete chiudere di più voi la posizione. Sono puntale che chiude leggermente meno, se voi lo provate andrete a verificare questo. Il puntale di carbonio invece chiude di più. Diciamo che sono gusti, lì bisogna provarli, dovete chiedere a qualcuno, li provate, vedete dove vi trovate meglio. Io poi alla fine comunque ho scelto il carbonio. Alla fine il gioco migliore c'è ancora. Allora, vi ho spiegato tutto, più o meno le nozioni base per iniziare ve le ho date, una stecca da buon prezzo, un break da buon prezzo e iniziate bene. E con quello, se giocate, giocate bene contro chiunque, ma proprio fate qualunque tiro contro chiunque. Poi la soddisfazione, quello ci sta, è normale che uno si riempie di stecche, sono soddisfazioni, qualcosa ci va. Ragazzi, per oggi il primo tutorial è finito qua, adesso nel prossimo tutorial parlerò della prova biliardo, ok? E spero che mi seguiate, che vi sia piaciuto questo e vediamo, andiamo avanti e continuiamo. Ciao a tutti e a tutte, buon biliardo, ciao ciao, ciao ciao.